fermato il Napoli in casa per 2-2 dal Foggia. Ma vediamo risultati e classifiche. Cominciamo dal girone C1 al girone B, come vedete Napoli 2-2 in casa, Juve Stabia 1-1 a Sassari con la Torres. Vediamo un po' la classifica, a questo punto in classifica Napoli al comando 29, più 5 sulla San Giovanese in forte progresso, mentre arretra il Perugia sconfitto a Gela per 1-0. Ed ora con Salvatore Biazzo e Carlo Verna, sintesi e voci di Napoli-Foggia. Il Foggia guarisce improvvisamente dai suoi acciacchi e rallenta la corsa del Napoli. Finora l'impresa era riuscita al San Paolo soltanto alla Torres. 9 minuti gli bastano per portare in gol per la prima volta Cantoro. Il tiro, insidioso dal rimbalzo, fa dannare Iezzo e gli azzurri, che però rispondono subito e alla grande. Sosa, sinistro a volo di Fontana, che si prende gli applausi di Reia e dedica la rete del pareggio a suo figlio Romeo. All'11° il pareggio, al 14° Napoli di nuovo sotto, a segnare il 2-1 e ancora Cantoro. Le emozioni non finiscono mai, al 18° esce Marruocco su un pallone difficile. Al 21° esce invece Calaioma dal campo, contusione al tendine della caviglia destra. Entra Pià ed è proprio il sudamericano a guadagnarsi un calcio di rigore al 28°. Dal dischetto Fontana, Marruocco sbilanciato a sinistra, riesce a respingere milagrosamente con il destro. Al 34° Pià, che aveva risolto con una doppietta il match di Coppa Italia, Foggia trova il gol del 2-2. Rivediamo la sua bella rete. 3 minuti dopo fanno il loro ingresso finalmente nello stadio i tifosi foggiani. La zampata di Sosa si vede al 38°, devia alla meglio Sportillo. Ripresa. Al 6° Pià reclama ancora un rigore, al massimo sarebbe stata una punizione dal limite. 13° ancora Pià, in rovesciata, para il portiere foggiano che è un napoletano. Marruocco ancora con i piedi anche sulla conclusione di Bogliasino al 26°. Alla mezz'ora una punizione di Munard per poco non finisce in rete sulla scivolata di Ezzo. È in pratica l'ultima emozione della partita. Un po' di freno può sempre starci nelle cose, più merito del Foggia o più demerito del Napoli oggi? Ma il Foggia aveva gamba oggi per quanto riguarda il primo tempo, poi ha trovato i due gol perché ci ha creduto in fase iniziale, noi abbiamo speso moltissimo per rimontare, ci siamo leggermente disuniti, abbiamo concesso un po' di campo soprattutto sulle ripartenze del Foggia, non siamo abituati a subire due gol e poi rimontare per quanto riguarda soprattutto in modo particolare l'inizio della gara, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. Poi chiaramente il secondo tempo ci abbiamo dato dentro, abbiamo fatto secondo me una buona prestazione, una buona partita dal punto di vista dell'intensità, poi è chiaro il risultato non ci ha dato ragione. Reia soddisfatto del rientro di Pià, ma anche fiducioso sulla possibilità di recuperare Calaiò per venerdì a Perugia. Le panchine arretrate, è stato chiarito negli spogliatoi, una scelta di gestione dell'impianto fatta proprio da De Laurentiis e Marino per consentire una migliore visione della partita dal primo anello della tribuna. Si tratta comunque di una soluzione temporanea in attesa di una diversa sistemazione.